come regaliamo. Cioè, voi immaginate, state in una situazione di merda, più scavate, si portano in live, più scavate e più c'è sta puzza. Da 30 rider, li facciamo durare tanto i soldi, da 30. 30, 40, su per giù, così. Iniziamo con Mountain King da 50, un po' di euforia. Euforia. 300 shield. Io ho preso armor, però. Ok, bene, bene. Passo un po' d'exp lui. Frostblood per loro, kill su Braum di Xayah. Xayah è bella strong contro noi, eh. Late game potrebbe darci qualche problemino. Scanner gank mid. Muore Lucian sicuro. Merda, pure la kill Anivia ha dato. Un po' like. Daranno qua Karthus. Credo tutto. Ok. Allora, Strabaker mi piacerebbe buildare, in realtà, devo essere sincero. Non mi sembra neanche troppo male come itemizzazione. Fatto perdere un po' d'exp, ragazzi. Qua, in realtà, per quanto sembra non worth, è worth il trade. Ho tradato un po' di HP per fargli perdere exp. Aperti, ok. Sciobro, no? No, non l'ho visto, Raider. Che gli vogliono fare? Buff o nerf? O semplicemente un change? Ok. Scanner arriverà. Stanno bot. Vabbè. Sta finendo il mana, Gragas. Ok, farò ora uno stato ruido, mi sa. Credo sia abbastanza buono buildare contro lui HP. Allora, non fatemi ingannare dal fatto che ho 28 CS, perché adesso li farmo un po' di più. Ma che ieri mi ha attaccato quello? Ok, ho guardato qua. Scanner potrebbe essere topside. È morto. Hanno killato Anivia, il che è buono. L'ha killato Lucian 1v1, che è molto buono. Faccio perdere il cannone se riesco. Non sono riuscito. L'ha preso, secondo voi? Non so se è la pink Gragas, però andremo a controllare adesso. La sentiamo piano.
Vado a vedere se c'è una pinca. Ciao, Azolf. Azolf was taken. Sì. Santo cuore. C'ho manco le scarpette. Scarpe contro quel team di Dremo Mercury, sì. Non so dove sia. Ok. Ah, abbiamo il coso in mezzo, ma non so dove sia scanner 020. Ok, Karthus ganka bot, siamo attenti perché non so dove sia scanner. Missaniya, che stava andando bot side, quindi immagino scanner sia bot side. Diga. Grazie per il sub e benvenuto alle cagne di cane. Camillo trattino basso Benso 1810, benvenuto nelle cagne di cane. Camille Bella Benzo. mappa. Bella bro. Camillo Benzo, grazie infine del suo supporto e benvenuto per il tier 1 con il quinto mese nelle cagne di cane, signor Benzo. Grazie per il supporto, signor Benzo. C'è scanner top? Lui non c'ha manco. No, lui non ha pure flashato, tra l'altro. Cioè, lui non ha flashato, io ho flashato. La phase rush è veramente Gucci. Phase rush è veramente Gucci. Addirittura la ulti, overkill questa, by far. Sai che potrei fare lo strat breaker adesso piuttosto che buildare subito le non sidra? Credo sia molto meglio, facciamo strat breaker. Ok. Grazie mia signora Camillo Benzo, cuoricino anche per lei. Sì, lo so, sia. Ma a me Pokémon ormai non piace più, ragazzi. Devo essere sincero. Non mi emoziona più come un tempo giocare ai giochi di Pokémon. Ma sicuramente mi non metterebbe giocare tipo a Ratchet & Clank, a Jak and Daxter. Però. Brofkek. Madonna. Che bei giocone. Io vorrei rigiocare tanto a Kia Dark Lineage. La conoscete Kia Dark Lineage, ragazzi? Che giocone. Kia Dark Lineage. Quando avevo comprato la Play 2 c'era il gioco integrato di Kea Dark Lineage 2, ragazzi. Cioè, un giocone della Madonna, secondo me. Un giocone, veramente. No, preferisco molto di più la Strider, perché riesco a prendere Gragas tramite l'attiva della Strider. Ma laggata comunque. An enemy has been slain.
Non so se faccia quelli più di me, sinceramente, dico la verità. Non credete che corro un po' troppo, ragazzi? Considerando che ho le Mercury. Ma non c'è il Phase Rush lì? Cioè. Non c'è il Fist Rush lì, quello è il bello. Ma perché lui non c'è il culo rotto, lol. Ho preso la Mercury apposta. Che è che vuoi. E tra l'altro ho pure messo armor nelle rune. Brofkek. E lui sta pure in vantaggio di un assist perché l'ha gankato Scanner e il mio jungle sta succhiando cazzi. Beh, in realtà sta fermando bene Karthus. Prossimo gol vorrei farlo con 1200 almeno. Scanner viene top adesso. Ma se gankassi mid? Forse non ce n'è bisogno. Senza uno stato è difficile fetarlo in mezzo a stimino, quindi non lo fedrò. Ciao Rex, bravo. Infatti, con la ulti senza fetare ci ho fatto fatica a cesarlo. Io ho le scarpe complete e lui neanche ce le aveva complete. Cioè. Crazy. Scannare bot. Niente assist purtroppo. Va bene. Puoi rilasciare la R. Sì, ma. Fai, prendi questo. Regalo, c'ho lo Stealthbreaker. Vendo le pozioni. C'ho lo Stealthbreaker, c'ho questo. Che è un item importante comunque. Bot hanno preso. Abbiamo preso noi Tori mid, Drago up. 1-1. Sì, comunque volevo flashare l'era, ma fa niente. Sì. Ma non è che era coin flip il flash, più che altro è che lui c'ha il phase rush e. Ma lui batte con un attacco e non sa so se lui aveva il flash. Fare il flash for flash in realtà non è troppo buono. Questo matchup. Cioè, nel senso, per me in realtà. Allora, il suo potential e flash è molto più forte rispetto al mio flash, ovviamente. Il problema è che se siamo in lane non è proprio così. Capito? Scusa il bigiottino, chat.
Quella è già un'altra situazione perché non ero sotto la sua torre, capito? Invece lì ero sotto la sua torre. Se mi stessi gridando perché adesso va bene, prima no. Vabbè, quello perché c'ha... Vuoi non vuoi comunque face rush? Ci sta. Serve a quello infine, no? Questa kill ci manderà a stride. Non sta andrò bot. Mazza che danni che fa Karthus. Su Camille, biscotti e pozzo con ispirazione ci stanno testati con la crafting. Con Camille è considerato. È meglio non startare con la crafting in realtà, Sidel. Preferisci molto più startare con una Doran's, un Doran's Bleed o una Shield. Qui swappiamo perché c'è l'Herald Up. Quindi in realtà non ti consiglio di prendere crafting su Camille. Perlomeno come ora. NP. Prendere statore sarebbe veramente importante. Figa, full HP, 5K. Crack, W. Oh, subito un K lo mandiamo via così. Molto bene. Era da per loro, però bel mio jungler la bot. Prenderanno non so che torre con l'Herald, noi traderemo quella torre che prenderanno loro con una kill più torre bot, quindi... È ok, comunque abbiamo fatto un bel trade, va bene. Ok. Vedete che l'ho trollato apposta qui, l'ho trollato a lui, volevo per ridere fare un gibbet per ridere. Come è morto tutto il mio team, chat? Brofkek. Ai 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 ai! No bueno, signor, no bueno, no bueno! Terza droga molto importante, push sta wave. Siamo sto Frederick adesso, visto? Così non rompi il cazzo, eh? Quarto su un CVR.
Sarà buggato. Hanno preso il drago loro, purtroppo. Usce un'altra wave. Ma fai dato perché gli ho attaccato l'occhio, Lex. Ma non tira dritto a priori. Se gli attacchi l'occhio, no. Vidal sarà buggata, sì. Con la skin PC ci si buggano i Vidal, sì, è un bel BG. Polisterak. No bot. Se becca i nemici prima di entrare in range. Però poi tiro dritto e ti do un colpo e basta. Perché ha tiltato, si vede. Figlio di puttana. Continuiamo ad andare bot. Let's see. Siamo strong, eh. Non c'ho il TP purtroppo. Però Gragas me lo mangio vivo. Se demolisce sarà un po' tostarella. Ok. Di Gragas. Uscio bot. Mica possono farlo. Va bene. La domanda è cosa buildare ora. Perché hanno un bel team loro. Forse sarebbe la cosa migliore buildare QSS, tipo i tank città, tankiness, così siamo un po' immuni a CC. Forse quello che converrebbe fare. Ciao volo. Per esempio, cane, come split push se uno c'è wave clear. Aspetta. Se uno c'ha la wave clear facilmente contro e non riesce a devarlo, quello che faccio è andare a proxar probabilmente. Cioè vado a prendere la wave dietro e poi chiamo qualcuno del mio team se vuole devare. Come è possibile che sia successa sta cosa? What? No, c'è un team di Pepeka. Ma che hanno fatto? Che scarsi. Comunque generalmente cerco di devarlo, tipo visto prima con Gragas avevo fatto il giro qua, poi ho visto che non c'era più e sono rimasto qui, no?
Due botte, vabbè, pushare tutto un video. Va benissimo. Molto bene. Stai da bega perché mi metti ad andare in agli avversari. Andiamo comunque di QSS confermata. Affanculo, levo la pink, tanto siamo entrati in base. Guarda, guarda che ghiella. Ma perché? E poi vuole FF, fa... sta intanto e vuole FF, anche si fa cariare, cioè non riescono a stare fermi per i cazzi loro. Non ce la fanno, chissà che cazzo lui mi dice, chissà che cosa dice il cervello, chat. Secondo voi cos'è che dice il cervello? È questo che penseranno, secondo voi? Super giù. Immagino, non lo so. Questi qua non ci possono stare. Ma andiamo pure in noi. Non sono riuscito a fare più punce, credo. Ma hanno fatto un po' di CC, diciamo, eh. Top, top. Non possono andare là quelli, cazzo, per favore, ma lo vuoi aiutare, Lucian? Dio mio. Guarda, Cartu sta fermando laggiù. Meriterebbe di perdere queste persone, giuro. Meriterebbero di perdere queste persone. Il troll è all'angolo. Vado a splittare top. E mo' i Rinex sono inhibitor, mi sa, questo qua. O quello dopo. Quello dopo. Signor Chuck ha visto giusto. Signor Chuck sta un po' yellando, eh. 10 secondi al drago. Sarà fini half in base, aspettare l'item. Sarà stato un nuovo perfectome. Cartu, sei rimorto. Fanculo non tipo.
Ma pure la penta, figlio di puttana, non ti do un cazzo, non ti do. Holy shit, che team, cazzo, che team, cazzo, Serafin, un pepega, cazzo. Veramente. Com'è possibile? Sono sta... Quanti gank mi ha fatto il mio jungler top? Serafin 12k